tempo per conoscere delle cinesine. E così ho messo in atto la prima fase della mia buona azione. Ho telefonato ad un ristorante cinese per fare un ordine da portare via. Buonasera, vorrei fare un ordine da portare via. Sì, mi dica. Allora, vorrei 5 involtini primavera. Sì. Due nuvole di drago, del pollo fritto. Sì. Una frutta caramellata, dai. Ok, poi da bere 3 Coca-Cola. Sì. 2 Fanta. Sì. 4 birra cinese. Sì. 2 Heineken. Sì. Aspetta un attimo che sento se i ragazzi vogliono qualcos'altro. Aspetta un attimo, grazie. Allora, ho messo in attesa il mio amico cinesino. E ho chiamato un altro ristorante dove sapevo che lavorava una cinesina carina. Pronto? Buongiorno, mi scusi? Sì. Posso fare un ordine? Vengo a prenderlo tra circa mezz'ora? Sì, dimmi. Ti passo un mio amico che ti legge esattamente le cose. Un secondo solo, grazie. Pronto? Sì. Puoi rileggere alla mia amica per fare tutto l'ordine per vedere se è giusto? Allora, 5 minuti. Aspetta un attimo che te la passo, aspetta un attimo, grazie. E a quel punto li ho fatti parlare tra di loro. Allora, 5 gnocchi primavera. 5 gnocchi di primavera? Sì. Sì. 2 nuvoletti di gamberetti? Sì. 1 ravioli alla griglia? 2 ravioli alla griglia? No, 1. 1, ok. Ha detto 1. Ok. Poi 4 birra cinese, 3 coca, 2 fanta. 2 coca, 3 fanta? 3 coca, 2 fanta mi ha detto. Ok. E 2 birra Heineken. Sì. E poi un frutta caramellata. Frutta caramellata? Bro, sì. Quanto è portato a casa? Non sono tanto buono. Cosa? Il zucchero è sciolto, no? Sì, infatti. Per le portare via non sono tanto buono. Allora lo vuole o non lo vuole? Frutta fritto, così va bene. Vuole frutta fritta allora? Frutta caramellata è molto duro, non si può mangiare, non sono buono. Vuole frutta fritta allora? Sì. 1? Frutta fritta, 1, no? Va bene, basta così? Io ripeto quello che ho ordinato. Allora, 5 gnocchini primavera. Sì, giusto. Allora, 2 nuvolette di gamberi. Sì. E pollo fritto. Poi 4 birre cinese. Sì. 3 coca. Sì. E 2 fanta. Sì. Poi frutta, io non lo so, vuole o no? Pronto? Ma scusa, è uno scherzo o che cosa? No, con frutta, tu... Lui, ma la voi chi siete, scusa? Cosa chi siete? Voi che cosa, siete un ristorante o che cosa? Sì, ristorante. No, allora è uno scherzo, mi spiace. Anche noi siamo un ristorante. Ma vaffanculo. Qualcuno ci ha fatto scherzo. Come primo appuntamento non è andata male. Sto parlando con un altro ristorante cinese. Adesso che hanno rotto il ghiaccio, sono certo che tra loro sboccerà l'amore. E non vedo l'ora che sia domani per poter fare dell'altro bene. Buonanotte, diario.